In occasione del premio Nazziria per la pace a Marina di Camerote è arrivata la nave Gregoretti della Marina Militare. Centinaia di studenti hanno avuto modo di salire a bordo e di visitarla. Guidata anche per il ministro dell'ambiente Sergio Costa, documentata in queste immagini realizzate da Gioacchino Cavaliere di Licosati nel mondo. Il ministro, accompagnato da autorità civili e militari, ha incontrato il personale di bordo, non esitando a formulare domande. Benché ideata, progettata e allestita per la tutela del patrimonio ittico e la connessa attività di vigilanza pesca, questa unità navale di 60 metri permette al corpo di disporre di una piattaforma adeguata al contrasto delle relative attività illegali. Costruita in un cantiere navale del Napoletano, su progetto appositamente studiato dal Comando Generale, è dotata di motorizzazione diesel e diesel elettrica per operare a bassi regimi, con bassi consumi e ridotto impatto ambientale. Può altresì svolgere attività di comando, controllo, ricerca e soccorso, antinquinamento, polizia marittima, controllo flussi migratori, operazione di protezione civile, rimorchio e addestramento. L'equipaggio è composto da 31 unità.